Consigliere Piccillo, che sente venire a facoltà. Grazie Presidente. Per questo atto, per questa PDA, ho presentato un ordine del giorno con oggetto interventi per un minor consumo della risorsa idrica in agricoltura e nel settore zootecnico. La scarsità di afflusso meteorico ha avuto conseguenze anche ai livelli e sulle portate dei corsi d'acqua, sull'approvvigionamento e su alcune situazioni da un punto di vista sanitario a causa dell'alterazione microbiologica delle fonti. Infatti la probabilità dell'aumento di frequenza di questi episodi di siccità, già presentatisi ultimamente sempre più ripetuta, ad esempio nell'anno 2003, 2007, 2012 e 2017, con i conseguenti costi economici annessi e disagi, rischi anche per la popolazione e le attività economiche collegate. Della siccità, infatti, risente in primis il comparto agricolo, per la progressiva diffusione di acqua salata, delle acque di falda che inquinano i pozzi e che vengono danneggiati irrimediabilmente, anche i pozzi appunto delle colture, ma anche l'allevamento, perché appunto gli allevatori hanno bisogno di queste risorse idriche, riducendo quindi la produzione di carne, latte e non ultime le specie arboree. A rischio infatti sono anche d'estinzione tutto il comparto della floricoltura e non solo. Secondo Coldiretti preoccupa invece la minaccia allo sviluppo dei prati che, se dovessero seguire in sofferenza, continuare in questa direzione, richiederebbero irrigazioni di soccorso. L'agricoltura intensiva, molto praticata in Pianura Padana, a ridosso del Po è concentrato oltre il 30% della produzione italiana, sfrutta i terreni e, pur moltiplicando la produttività delle estensioni agricole, ha conseguenze ecologiche gravissime, tra le quali proprio il prosciugamento delle falde acquifere a causa dell'uso massiccio e indiscriminato delle risorse idriche per l'irrigazione e per irrigare appunto le zone aride. Gli allevamenti intensivi, che notoriamente si concentrano in regione Lombardia più che altrove, consumano molta acqua e danno elevati costi sociali, dati dall'uso inefficiente e anche per la qualità degli impianti che vengono utilizzati, alla fine, in definitiva, vengono sfruttate comunque risorse naturali. Il problema è stato sollevato dalle Nazioni Unite già a partire dal 2006, il report, ad esempio, tanto per citare, il report della FAO, che mise in luce per la prima volta l'impatto dell'allevamento intensivo riferito al clima. Quindi l'impegno dell'ordine del giorno è intervenire valutando anche ad avviare un percorso legislativo affinché il settore agricolo e zootecnico adottino pratiche più sostenibili con un minor consumo della risorsa idrica ed in ogni caso fin da subito a prevedere che le acque reflue siano recuperate per fini irrigui, anche in linea con quanto stabilito dalle norme comunitarie. Grazie. Grazie. Consigliere Piccirillo, in chiusura di discussione generale, che sente venire l'assessore Foroni, ne ha facoltà.